Carissimi amici, buongiorno, bentrovati con l'appuntamento meteo. Dunque, la primavera sembra arrivata e naturalmente lo è. Anche se ci aspettano ancora 48 ore di tempo piuttosto stabile, tranquillo e tutto sommato soleggiato, dove, come vi ho già detto, le temperature minime lentamente si porteranno su livelli normali per la stagione e temperature massiche guadagneranno ancora qualche grado. Per esempio, ieri siamo stati intorno ai 13 gradi, oggi andremo tranquillamente ai 14 e ai 15 gradi. Ovviamente è un tepore primaverile che finalmente si fa capolino in questa stagione tardiva, ma tant'è, questo è quanto. La situazione è venuta ancora 48 ore perché? Perché da giovedì dovrebbe insinuarsi una depressione, appunto, come già vi accennavo qualche giorno fa, che da Spagna tenderà a inserirsi nel bacino mediterraneo, dando luogo a un primo cambiamento del tempo, ma naturalmente anche a un conseguente aumento delle temperature minime e anche massime. Naturalmente sarà di stampo quindi atlantico, quindi foriero di umidità nei bassi strati e quindi da venti da sud, quindi scirocco in rinforzo nei prossimi giorni. Una prima perturbazione ci toccherà la volta di giovedì pomeriggio sera, dando luogo ai primi temporali della stagione in tutta la parte della costa, naturalmente, e poi un secondo impulso che sembrava orientato a domenica, ma che, secondo le carte che abbiamo a disposizione oggi, sembra interessare molto più sabato rispetto a domenica. Naturalmente sono ancora delle congetture, non abbiamo delle previsioni certe, ovviamente. Questo anche per informarvi comunque che venerdì sera avremo probabilmente una punta di marea verso le 23:30 che sta tra i 110 e i 120 cm, naturalmente con vento da sud in tutta la laguna. Sembra naturalmente che non avremo venti di bora questa volta. Anche questa previsione naturalmente la diamo con le pinze perché bisognerà un pochino capire come sarà e evolversi del tempo. Poi per ciò che concerne il weekend pasquale sembra un pochino meglio del previsto, naturalmente ogni giorno cambiano qualcosa, proprio perché la dinamica della previsione in questo frangente risulta essere molto molto particolare e per certi versi molto compromessa anche dai dati nuovi che arrivano. Quindi tornando ad oggi, una giornata simile a ieri, quindi con cieli tutto sommato abbastanza positivi, puliti, abbastanza tersi, qualche velatura in transito e temperature che finalmente guadagneranno la via della primavera. Ovviamente marzo si congederà come uno di marzo veramente più freddi degli ultimi 20 anni e ha superato naturalmente anche il mese di gennaio. Tant'è. Buona giornata a tutti, ci sentiamo domani. Ciao ragazzi!